anche dell'alcolismo. L'alcolismo non è un vizio, è sempre meglio che bere il nostro. Anche nel rapporto con l'altro c'è questa ambivalenza, cioè lui è uno che beve, lui è un duro, lui è uno che regge l'altro, lui è uno che imbolla piumi di birra e di whisky e di rum come nessun altro sa fare, ma lui è anche uno che beve ma che fugge la realtà, perché non ce la fa a stare al mondo da lucido, perché è uno che è un pesce fuor d'acqua in qualsiasi posto. C'è una poesia in cui lui parla di una lettura di poesie, c'è la gente che non apprezza, non applaude, fa le facce disgustate, lui comincia a sudare, viene sempre più ansia, gli prende sempre peggio. Quando rientra in camerino, che è fuori di sé, praticamente c'è una bottiglia di whisky, dice whisky, il sangue di un codardo. Quindi anche nel rapporto con l'altro, che è stato consistente nel caso di Cosmi, si vede questa ambivalenza, la forza e la debolezza. Sì, e questo quando era più giovane, no? Quindi andava a fare i reading e poi non c'era nessuno, si diceva beh, non sei conosciuto, già andare a leggere le poesie è difficile, le tue non ti cagano, ci rimani male, bevi. No, anche dopo. Anche dopo, anche quando era vecchio, c'è un video, se a me piacciono i video di Bukowski, perché è la realtà, non puoi, quindi se volete lo andate a cercare, lui deve andare in una università, Bukowski che va in università, a leggere le poesie, intanto lo filmano durante il viaggio, lo filmano quando arriva, c'è tipo un teatrino, no? E qui c'è la platea, 700-800 persone, no? Lui non sapeva di essere così famoso, non l'aveva preso in considerazione questa cosa, quindi lo fa, esce, guarda dalle quinte e inizia a dirle di tutti i colori, inizia a cazzo di qua, cazzo di là, e poi inizia a bere un pazzo e dopo un po' si sente, non ce la posso fare, si vede che va nel buio dove non riescono più a riprendere e si sente una vomitata in diretta incredibile. E poi fa tutta l'intervista e lì è completamente pronto. Ed è questa la realtà. Bukowski era così, uno che si affidava all'alcol, pur essendo un burone, perché era debolone dentro. Bukowski è bello. E adesso vi leggo birra. Vi leggo una poesia che si chiama birra. Birra. Non so quante bottiglie di birra ho bevuto aspettando che le cose migliorassero. Non so quanto vino e whisky e birra, soprattutto birra, ho bevuto dopo aver rotto con le donne, aspettando lo squillo del telefono, aspettando il rumore dei passi, e il telefono non squilla mai se non molto più tardi, e i passi non arrivano mai se non molto più tardi. Arrivano quando lo stomaco mi esce dalla bocca, arrivano fresche come fiori di primavera. Come diavolo ti sei ridotto? Ci vorranno 3 giorni prima che tu possa scoparli. La femmina è durevole, vive 7 anni e mezzo in più del maschio e beve pochissima birra perché sa che rovina la linea. Mentre noi diamo fuori di matto, loro vanno a ballare e ridere con cowboy arrappati. Beh, c'è un sacco di birra e sacchi di bottiglie di birra vuote, e quando ne prendi una le bottiglie cadono dal fondo bagnato del sacco di carta, rotolano rumorosamente zampillando grigia, cenere, fradicia e birra sta via. Oppure alle 4 del mattino il sacco cade producendo l'unico suono della tua vita. Birra. Fiumi e mari di birra. 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 La radio che canta canzoni d'amore mentre il telefono tace
e i muri stanno in alto e in basso, e la birra è tutto quello che c'è. Va bene, lo stesso.